Di nuovo in studio con la finestra sul territorio, puntata speciale, l'abbiamo chiamata quasi tributo alle donne. Nella seconda parte affronteremo il rapporto dell'identità di genere delle donne con il mondo della politica. Lo facciamo prendendo spunto da un rapporto, una ricerca di recente pubblicazione. Si tratta di Le donne e la rappresentanza, una lettura di genere nelle amministrazioni comunali. Una ricerca svolta dalla Fondazione Cittalia, il Centro Europeo di Studi e Ricerche per i Comuni e le Città. Si tratta della struttura dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dedicata appunto agli studi e alle ricerche. Uno spaccato sulla politica in Italia in rapporto con le donne che, almeno è mio giudizio personale, lascia un po' di amaro in bocca per i dati che emergono, che per noi ha riassunto in una scheda il nostro Gaetano Bruno. La politica italiana mostra di se stessa un'immagine rosa sbiadito. Lo dice lo studio della Fondazione Cittalia, il Centro Europeo di Studi e Ricerche per i Comuni e le Città, dal titolo Le donne e la rappresentanza, una lettura di genere nelle amministrazioni comunali. Dalla ricerca, giunta alla sua seconda edizione, basata su dati del 2010, emerge una conclusione che lascia poco spazio alle interpretazioni. Lo stivale è connotato dalla sottorappresentazione delle donne nelle sfere amministrative. Secondo Cittalia, struttura di ricerca dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero di comuni amministrati da sindaci di genere femminile non raggiunge il 10%, scendendo addirittura al di sotto del 5% al sud e sotto al 4% per la fascia di comuni di maggiore dimensione demografica. Questi freddi dati sono ancora più esemplificativi se confrontati con quelli di altri paesi europei. In Lettonia il 33% dei sindaci è donna, in Svezia il 20%, mentre in Olanda le sindachesse rappresentano il 19,4%. Alla luce di queste cifre parlare di ritardo è un eufemismo, un ritardo che nel particolare si somma ai tanti del nostro Stato e a quelli purtroppo atavici del Sud. Nell'Alto Tirreno Cosentino il dato appare confermato. Tra le donne sindaco si può citare la sola Paola Maria Candia, primo cittadino di un piccolo comune montano come Orsomarso. E mentre a San Nicola Arcella, altro centro di modeste dimensioni, si attende di capire se Barbara Mele, già vice sindaco e unica donna candidata alle prossime consultazioni elettorali, riuscirà a spuntarla sui colleghi maschi, la conta delle quote rosa tra assessori e consiglieri conferma la tendenza. Tornando al dato nazionale, sono ben 10 le province italiane che non hanno eletto neanche una donna alla carica di sindaco, mentre in solo 9 territori provinciali, tutti nel centro-nord, viene superata la soglia del 20% di comuni amministrati da sindaci donne. Come amava dire qualcuno, la domanda sorge spontanea. Questa sottorappresentanza dipende dal basso numero di candidature delle donne o da una visione ancora sessista della politica da parte dell'opinione pubblica? E dunque una scheda, quella realizzata da Gaetano Bruno, con molti contenuti tratti dallo studio di cui vi abbiamo parlato all'inizio della nostra seconda parte, che si conclude anche con una domanda alla quale poi nel corso di questa seconda parte della trasmissione cercheremo anche di provare a dare una risposta. Io però intanto vorrei chiamare subito in causa Lidia, che so essere quella con una esperienza anche di attivismo politico. C'è una scarsissima rappresentazione, restiamo anche solo al nostro territorio, l'Alto Tirreno Cosentino, un solo sindaco donna nei comuni da qui, da Tortora, da Praia a Mare, da dove trasmettiamo, fino ad Amantea. Tra l'altro sindaco di un comune, senza nulla togliere, ad Orsomarso, un comune montano di pochissimi abitanti. Abitanti. Qual è il tuo punto di vista? Perché questa scarsa rappresentanza delle donne? Ed è un dato, secondo te, che in qualche modo può anche offendere? Ma io, come tu dicevi, mi sono affacciata da poco anche al mondo politico, faccio parte di un movimento politico nel mio paese, tra l'altro del quale è presidente una donna, quindi forse stiamo andando nella direzione giusta per intraprendere in maniera più agevole e con più forza ruoli politici anche da parte di noi donne. Non penso insomma che ci sia forse poi tanta discriminazione da parte del mondo maschile nei nostri confronti per quanto riguarda ruoli istituzionali e politici. Penso piuttosto che per noi donne è ancora, o meglio, più difficile prendersi la responsabilità di ruoli istituzionali che comportano
di spendere tempo al di fuori di quella che è la situazione familiare. E purtroppo io penso sia una questione di mentalità. La donna che è fuori casa tanto tempo per lavoro e oltre al lavoro ha anche impegni politici o toglie inevitabilmente tempo alla famiglia, ai figli. E se vogliamo ci dobbiamo scontrare con il giudizio sociale che ti fa anche sentire in colpa. Quindi in poche parole penso che prima di farsi carico di quello che può essere il peso di un ruolo istituzionale ci pensiamo molte più volte rispetto agli uomini. Quindi siamo penalizzate da questo, dalla mancanza di politiche di conciliazione che ci consentono forse di intraprendere questi ruoli con più leggerezza. Questo. Prima di proseguire vorrei anche chiederti qual è stata la tua esperienza personale da donna in questo movimento politico di cui ci accennavi prima. No, io mi sono sentita presa con molta considerazione proprio per il fatto di essere donna, devo dire la verità. Ho avuto la fortuna quindi di confrontarmi con colleghi dal punto di vista politico che credono molto nel ruolo della donna e nell'apporto che la donna può dare al mondo politico. La visione forse sessista che in qualche modo c'è ed è presente deriva proprio da questo fatto che ci sono pochissime donne impegnate nella politica. Cercheremo allora anche di capire per quale motivo ci sono poche donne impegnate nella politica, tu ne hai già tratteggiato qualcuno, richiamando insomma anche gli impegni familiari che le donne hanno in quanto tali. Maria Teresa, la politica, nonostante sia un termine femminile, è un mondo maschile? Ma assolutamente no, assolutamente no. Io credo molto nella politica abbracciata dalle donne. Mi ricollego a quello che diceva Lidia, da noi è un problema di mentalità, anche se per svariate ragioni io sto registrando un leggero aumento nell'Alto Tirreno Cosentino della presenza di donne, se non direttamente nelle amministrazioni pubbliche, cioè nei comuni, nelle province, nella regione, ma nelle associazioni che sono di ausilio a queste amministrazioni. Perché abbiamo notizie di tante associazioni composte la maggior parte da donne, certo. Donne che comunque abbracciano in pieno le loro cause, che credono in quello che fanno e che stanno ottenendo tanti risultati. Se mi consenti aggiungerei anche un altro dato, ci sono molte donne sull'Alto Tirreno Cosentino che occupano ruoli importanti nelle forze dell'ordine, noi conosciamo comandanti di corpi di esatto. Polizia municipale, ma anche della Finanza, della Polizia Stradale. Esatto, proprio questo mi stavo allacciando. In questi giorni ho avuto modo di conoscere alcune donne con un impatto, devo dire, positivo, veramente positivo, che hanno combattuto, sì, per raggiungere il ruolo che rivestono ora, però sono abbastanza accreditate, cioè, certamente avranno fatto tanta fatica, magari più di un uomo, più di una figura maschile, però adesso hanno tanta credibilità. Magari sono pochi esempi che io porto, che io posso ricordare, sono esempi di quest'ultimo momento storico. Mentre quello che diceva Pina era riallacciato a qualche anno addietro. Però io dico che dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo trasmettere nei giovani questa voglia. Io direi una cosa, che forse c'è poca voglia nei giovani in genere di abbracciare la politica. Allora dobbiamo creare o dobbiamo cercare di invogliare i giovani.